Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Sono il professor Marco De Piccoli. Con questo nuovo video andiamo a risolvere un problema di realtà relativo al calcolo dei limiti, più nello specifico la definizione di limite, la verifica tramite definizione della validità di un limite. Si chiama come nel mare e non basiamoci sull'immagine di destra, visto che sono raffigurati pesci d'acqua dolce. Il testo è il seguente: in un acquario marino c'è bisogno di una concentrazione di sale di circa 35 grammi ogni 1000 grammi di acqua, quindi ogni litro. Un dispositivo immette sale nell'acquario. La funzione che esprime la quantità di sale S in grammi per ogni 1000 grammi di acqua, in funzione del tempo, espresso in secondi, tempo t minuscolo espresso in secondi, è S di t 35t fratto t più 2. Una semplice funzione razionale fratta, primo grado numeratore, primo denominatore. Questo è in un acquario in cui al tempo 0, 0 secondi, è presente solo acqua dolce, quindi non vi è ancora sale. Verifica che per t uguale a 0, quindi all'inizio, la concentrazione di sale nell'acquario è 0, 0 grammi di sale. Verifica, e qua ci viene suggerito utilizzando la definizione di limite, che all'aumentare di t si raggiunge la giusta concentrazione di sale, quindi si arriva al livello di quei 35 grammi ogni 1000 di acqua. Quindi 35 grammi ogni 1000 di acqua, la funzione S di t, 35t fratto t più 2. S esprime i grammi di sale presenti ogni 1000 grammi, quindi ogni litro di acqua, e il tempo è espresso in secondi, quindi secondo per secondo all'aumentare di t, S indica la quantità di sale. T naturalmente è un numero o pari a 0, istante iniziale all'inizio di tutto, oppure valore positivo. Al tempo uguale a 0, pensiamo alle domande. È proprio vero che la concentrazione di sale è pari a 0? Per determinare questo valore, per andare a rispondere a questa domanda, ci basta nella funzione al posto di t mettere 0, il valore 0. A numeratore 35 per 0, a denominatore 0 più 2. 35 per 0, 0 fratto, scusate, sì, 0 fratto 2. 0 fratto 2, 0. Quindi all'inizio, ok, non v'è sale, il dispositivo appena l'istante in cui viene acceso non vi è sale ancora nell'acqua. All'aumentare del tempo, ma aumentare quanto? 10, 20, 30, 100 secondi, 1000 secondi? È vero che S di t tende ad assumere il valore 35, arriva proprio al valore 35 grammi ogni litro, ogni 1000 grammi? Con il linguaggio dei limiti possiamo tradurre tutto ciò in limite per t che tende a più infinito di 35t fratto t più 2, quindi della funzione uguale a 35. T che tende a più infinito, cioè quando il tempo è ragionevolmente grande, diamo tempo al dispositivo di operare. La concentrazione sarà pari a 35. Si tratta di verificare questo tipo di limite. Che tipo di limite è? Al di là della funzione razionale fratta, è un limite finito, perché il valore è finito, un numero preciso è 35, per la variabile, in questo caso t, che tende a più infinito. Da un libro di testo di riferimento ho preso anche la definizione di limite, in questo caso, che ci dice che se consideriamo una funzione f di x definita in un certo intervallo, illimitato a destra, quindi per il quale ha senso andare verso più infinito, per il quale la funzione ha come più infinito punto di accumulazione, zona in cui è definita. Quindi definita in un intervallo illimitato a destra, tende al numero reale L per x che tende a più infinito quando? Quando comunque preso un epsilon positivo, prefissato, e lo vediamo sull'asse delle ordinate, perché quel valore di epsilon definisce un intorno circolare di L, intorno che ha per estremi L più epsilon ed L meno epsilon. Quindi comunque si scelga un epsilon, si riesce a determinare un intorno di più infinito. Un intorno di più infinito che nel disegno è l'intervallo C più infinito. Che succede in questo intorno? Il valore assoluto della funzione
meno il valore limite è minore di epsilon. Questo ogni volta che considero degli x per ogni valore di x appartenente all'intorno di più infinito. F di x meno L minore di epsilon, possiamo dire che il valore assunto della funzione, dalla funzione, è compreso tra L più epsilon e L meno epsilon. Quindi la funzione assume valori che fanno parte, presenti appartenenti, all'intorno di L sull'asse delle ordinate. Mi sono riscritto quindi la definizione, io qui l'intorno generico, perché il mio obiettivo è vediamo se riesco a determinare un intorno, comunque scelgo un epsilon. Questo intorno generico di più infinito l'ho indicato con A più infinito, dove A è un numero reale. Devo verificare se per ogni che, se avviene che per ogni x appartenente all'intorno, il valore assunto dalla funzione è maggiore di L meno epsilon e minore di L più epsilon. Nel nostro caso, per ogni epsilon maggiore di 0, vado a verificare che esista un intorno di più infinito, quindi un intervallo del tipo A più infinito, per il quale, mi baso già sulla scrittura senza valore assoluto, 35t fratto t più 2, quindi la funzione, è maggiore di 35 meno epsilon e minore di 35 più epsilon. 35 è il nostro valore limite, la funzione è quella. Compiere questa verifica significa di per sé verificare due disequazioni, ma vediamo come le ottengo. T è un numero o pari a 0 o positivo, T più 2 è un binomio positivo, quindi assume valori di segno positivo, moltiplico questa catena di due disequazioni per T più 2. Moltiplico per t più 2 che è positivo, mantengo il verso così com'è. Quindi 35 meno epsilon va moltiplicato per t più 2, minore di 35t, t più 2 si semplifica, il tutto minore di 35 più epsilon per t più 2. Le due disequazioni sono una che ho evidenziato in azzurrino e l'altra in giallino. Quella in azzurrino, 35 meno epsilon per t più 2 minore di 35t, l'altra 35 più epsilon per t più 2 maggiore di 35t o 35t minore di quel prodotto. Entrambe metto a sistema queste due disequazioni perché voglio che siano soddisfatte tutte queste entrambe queste condizioni, entrambe queste disequazioni. Le risolvo singolarmente, allora a partire dalla prima eseguo i prodotti, quindi 35t più 2 per 35 è 70, meno epsilon per t meno 2 epsilon, vado un po' veloce sui calcoli, minore di 35t. Regola della cancellazione, se ne va via 35t da ambo le parti, tengo la variabile, il termine contenente la variabile t a sinistra, quindi meno epsilon per t, il tutto minore di che cosa? Trasporto il meno 2 epsilon che diventa più epsilon e il 70 che diventa meno 70. Vado a isolare la variabile t, disequazione di primo grado in t, divido entrambi i membri per meno epsilon. Attenzione, epsilon numero reale positivo, meno epsilon è negativo, quindi devo cambiare di verso nella disequazione. Giungo a t maggiore di meno 2 più 70 fratto epsilon, primo insieme delle soluzioni. Seconda disequazione, 35t minore di 35 più epsilon, che va a moltiplicare t più 2, 35t minore di che? Eseguiamo i prodotti, 35t più 70 più epsilon t più 2 epsilon. Regola della cancellazione, vanno via i 35t. Il termine che contiene la variabile t, epsilon t, da destra va a sinistra e diventa meno epsilon t. Lascio a destra 70 e più 2 epsilon. Per ricavare il valore di t, divido entrambi i membri per meno epsilon. Anche qua cambio diverso. Giungo a t maggiore di 70 fratto meno epsilon, se preferite meno 70 fratto epsilon, il tutto meno 2. Questo è il secondo insieme delle soluzioni. Per determinare le soluzioni del sistema, organizzo una tabella dove inserirò le famose biscioline, biscette, serpentine, serpentelle. Allora, attenti i valori, meno 70 fratto epsilon meno 2
è un numero più piccolo rispetto a 70 epsilon meno 2. Lascio a voi verificare questo risultato, ma è abbastanza scontato perché epsilon è un numero positivo e da un lato a meno 2 togliamo una quantità negativa, meno 2 meno 70 epsilon, dall'altro abbiamo meno 2 più 70 fratto epsilon, meno 2 più una quantità positiva. Ma attenti a questo ordinamento. Riporto le biscioline per la prima disequazione, i valori di t maggiori di 70 fratto epsilon meno 2, per la seconda quelli maggiori di meno 70 fratto epsilon meno 2, intersecando bisce comuni, guardiamo la colonna giusta, t deve essere maggiore di 70 fratto epsilon meno 2. Se t è un numero maggiore di 70 fratto epsilon meno 2, scelto quel valore di epsilon, riesco a identificare l'intorno di più infinito. Che forma è del tipo 70 fratto epsilon meno 2 più infinito. Quindi quel 70 fratto epsilon meno 2 è il nostro A della definizione che ho scritto, o è il C di quella che avete letto del testo. Questo è l'intorno di più infinito e sono riuscito a trovarlo. Quindi il limite è verificato. Una veloce osservazione, l'esercizio è concluso. Aiutandomi con GeoGebra sono andato a rappresentare la funzione che di per sé è un'iperbole equilatera traslata, o è una funzione omografica. Sono andato a rappresentare il grafico che vedete in verde e in azzurro la retta di equazione s uguale 35, y uguale 35 se pensiamo alle variabili x ed y. Ora, con riferimento al valore epsilon, identifico sull'asse delle ordinate l'intorno di L, cioè di 35, intervallo aperto di estremi 35 più epsilon, 35 meno epsilon. In particolare, considerando 35 meno epsilon, mandando una retta parallela all'asse delle ascisse fino a intersecare il grafico, individuiamo un punto la cui ascissa è l'estremo dell'intorno di più infinito. Quindi la cui ascissa è 70 fratto epsilon meno 2. Se prendo un x maggiore di questo valore, qui l'ho fatto in rosso, un po' mano libera, un po' bruttino, lo ammetto, il valore assunto dalla funzione su quest'x o su altri presi sempre qui alla destra di 70 fratto epsilon meno 2, il valore assunto è compreso proprio tra 35 meno epsilon e 35 più epsilon. Insomma, il limite è verificato e vale. Detto questo, però, direi che posso andare a concludere questo video. Ovviamente vi ringrazio per l'attenzione. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale così da rimanere aggiornati. Lasciate un mi piace, commentate, fatemi sapere se avete domande, richieste, necessità di chiarimenti. Seguitemi sui social, non me lo dimentico. Mi fermo dai, vi saluto, vi ringrazio nuovamente e vi do appuntamento al prossimo video.